Un viaggio emozionante e pieno di sorprese. Non potrebbe essere altrimenti per Curiosity, il robot della NASA che da oltre 2 anni sta esplorando la superficie del pianeta rosso. Il mistero che si spera porterà a capire se ci sia stata o meno la vita su Marte si arricchisce ora di un nuovo capitolo. Dopo aver scoperto l'antica presenza di un lago all'interno del cratere Gale, le ultime novità riguardano un innalzamento del livello di metano nell'atmosfera, gas che, sulla Terra, viene prodotto per il 95% da organismi viventi. Ma non solo. Grazie alle sue perforazioni, il rover ha identificato all'interno delle rocce marziane delle molecole organiche contenenti carbonio, elemento costitutivo della vita, ma che può anche scaturire da fenomeni non biologici. Il temporaneo incremento di metano, emesso da una fonte ad oggi sconosciuta, proveniente dal ciglio del cratere Gale, è stato identificato dopo anni e anni di misurazioni. Chi o che cosa l'ha provocato? Si tratta di processi geologici, dell'impatto di una cometa o di forme di vita aliene. Un altro tassello del puzzle è stato trovato. Non resta che attendere nuove scoperte per giungere finalmente alla verità.